questo primo appuntamento con la randomizer di Yo-Kai Watch 3. Si torna a calcare la bellissima terra di Arachidia, che risiede negli Stati Uniti. Sappiamo tutti quanti che Arachidia esiste negli Stati Uniti, credeteci. Io ci credo un pochino, ma giusto un pelo. Eccoci qua. Nome del ragazzo e nome della ragazza. So che a molti non è piaciuto il fatto che ci fosse Hailey come personaggio giocabile e non Katie. Ma a me no, a me sinceramente non me ne fregava niente. Noi la chiamiamo Arius, deciso ora, perché sì, lei in realtà si chiama Alien, ovvero Alien. Quindi Arius da Arius Academy di Nazuma Eleven, altro prodotto, level 5, insomma, tutta quanta lore, no? Invece mi chiamo Lonk. E ci sta bene così. Questa storia è un'opera di fantasia. Io la volevo avere. Ah, la Terra vista dallo spazio. Non c'è la stazione spaziale orbitante, però. Siamo negli USA, ad Arachidia. Certo però che questo suono ha rimbombato per tutta quanta Arachidia e nessuno se n'è accorto. Tranne ovviamente che si tratti di un atterraggio d'emergenza. Blatter e Sally, FBY. Potresti accelerare. Grandi loro. Arriveremo tra una settimana. Però il Giappone proprio se ne frega altamente del copyright, non gliene può fregare di meno. E questa è l'unica scena, l'unica che abbia questa qualità visiva. Non è motore di gioco, è motore grafico. Ok? Tutte le altre col motore di gioco. Boh, beh, un po' a capire perché. I soldi, probabilmente i soldi. Noi faremmo qualunque cosa pur di risolvere gli Wi-Fi. E a quali conclusioni portano le tue analisi? Direi che questo non è un caso level 1 o level 2, nulla del genere. Sarà un level 4 come minimo. O addirittura un level 5. Come la casa che ha prodotto il gioco. Oh, eccoci a pranzo o a cena, non so. I sukiyaki non so se si mangia a pranzo o a cena. Io penso che uno lo possa mangiare quando sta comodo. Ma comunque, se c'è una cosa che odio di Yo-Kai Watch è questo minigioco. Ah, sukiyaki da sport come ricompensa, buono. Ok, sì. Ah, oh, che buono sukiyaki, eh. Ehi, dovremmo dirglielo, tesoro. Ah, sì, hai ragione. Dirmi cosa, che succede? È morta la nonna. Ah no, non penso, non, cioè non è che porta a mangiare sukiyaki se moriva la nonna. Che viva altri mille anni, per carità. Ah. Sta scena non l'ho mai capita. Ho un nuovo lavoro, come butta? Che risposta è? Ci trasferiamo negli Stati Uniti. Pensare che è stato pagato il doppiatore solo per dire ci trasferiamo negli Stati Uniti mi fa riflettere. Che poi mi fanno specie quelli a fianco che stanno applaudendo, che fanno evviva. Mi sembra una cosa bella che uno si trasferisce negli USA, deve lasciare la città, gli amici. Già è finita, adesso fammi danzare, fammi vibare un pochino con l'universo, amico. Fischiettar migliora tutto. Tu non hai fatto niente, un aiuto avrebbe migliorato tutto. Pure tu, G-Bayan. Almeno portati le barrette di cioccolato da solo. Vai, esploriamo la città. Qua che c'è? La camera... Oddio, senti, sono sempre letti separati. Io uso i servizi igienici, eh. Ecco, fatto, vai. Manco tiriamo l'acqua, siamo degli sporcaccioni. Ehi, che c'è? Come butta? Ha perso gli occhiali. Sarà dentro casa, dove vorranno stare? Su. Li ha persi quando era fuori. Oh cielo. Ma come fai a perderli quando era fuori? Cioè, ti accorgi se ti cade una cosa dalla faccia? Tu spiegami, quale persona sana di mente metterebbe un paio di occhiali a un idrante? Cioè, tu te li sei tolti e li hai messi sull'idrante. Non è che ti sono caduti e l'idrante se l'è presi con la forza del pensiero. È un idrante. La tua proprietà finisce lì dove c'è la macchina, no? Come fanno a finire dall'altra parte? Chi è? Oh, ehi, ragazzino! Vuoi venire a giocare con me? Ho il furgoncino proprio qui dietro. Ho delle caramelle buone che non avete in Giappone. In effetti ho sentito che in Giappone non ci sono dolci particolari. Non so se è proprio vero che non hanno dolci buoni. Una grande scelta, ecco. Ah no, aspetta, com'è che diceva mamma?
Sì, ho dei piani, andarmene via da te. Ciao, addio. Ma qual è quella persona che si mette a parlare con gli estranei in mezzo alla strada? Anche se ho letto che è più facile trovare qualcuno che parli la tua lingua, no, che qualcuno che non la parli. Il che non credo sia del tutto vero, ma le statistiche dicono questo. Fidati un po', fidati. Signora, ho trovato i suoi occhiali. Tesoro mio, il chicco non è sicura. Non è mai sicura. Eccolo qua, è tornato Whisper. Inopportuno come sempre, Whisper. Link, ho due notizie, una buona e una cattiva. Da quale cominciamo? Da quella cattiva? Il tuo medaglio, mio Kai, diciamo che non c'è più. La buona notizia è che il mio ordine è arrivato. Mi prendi per il culo, Whisper? È uno Yokai Watch utilizzabile ovunque. Ah, Yokai Watch U. La U sta per universale. Uno scambio poco equo, ma ok. Dipende però. Dipende da quanti yokai avevi nel medaglio. Se avevi registrato solo quelli che ti dà il gioco gratis, allora no. Ma ci sta che tu abbia uno yokai watch nuovo. Dentro Strello! Il tatino! Dentro Strello è un medaglio yokai nuovo, vero? Bravo. Dentro Strello, vedi, è utile. Beh, grazie, Che torna al tuo lavoro lì. Questo dovrebbe essere tipo lui un leader di un'azienda importante. Va bene. Ok, Gibanian ci dà la sua medaglia. Gibanian o... Nagenon. Ma Nagenon è un criminale perché non ha il nome. Non ha fatto il verso del nome. È uno io criminale? Un'altra volta il medaglium completo. Ok, era uno io criminale perché stava alla fine. Zarno, me lo vedi come Zarno. Quindi era uno io criminale. Hai ottenuto 100 medaglie diverse, non credo proprio, caro. Eccolo qua, mai sicuro che io chiamavo mai confuso perché... Boh. Siamo contro... Mamma mia. Oddio, qua da girare? Ci picchia. Non è facile girare qua. Hai caricato? Perfetto. Vediamo un po' che gli fa. Oddio, ho perso già. Artigli saettanti. Che roba è? Ma è tipo la furia zampettante. È uguale, l'animazione è quella con le zampe che escono. Vabbè, tanto è random pure l'Energimax, quindi... mo te lo dico io, chicco a te. Attenzione! Non lo so! Le Sailor Bell ti aspettano la settimana prossima! Sailor Bell è sempre geniale, ne dubito! Oh no, si è dimenticata che oggi è solo oggi e venite il modello più raro! Oh. Andiamo a comprarlo allora? Dove andiamo a comprarlo? Scintilla, anche detta Akihabara. Mecca dei nerd. Vai, fiondiamoci al negozio. Animazione. Oh, guarda come gira la camera. Mostriamo i muscoli del 3DS finché possiamo. Attenzione però. No, tutte quante le statuine sono andate vendute. Non ci sono le Sailor Bell. Come faccio ora? Come posso vivere senza? Me ne farò una ragione. Mi scusi, avete inventato le Sailor Bell? No, finite. Peccato. Presto l'oscurità sarà mia amica. Posso rifarlo? Ma mi ha dato direttamente il watch? Chissà perché sto ricaricando il gioco. Vabbè, comunque sia. Però ora dobbiamo provarlo questo Yokai Watch. Che facciamo? Ma posso prenderlo senza pagare? Beh, non è che non puoi prendere le cose senza pagare. Beh, fai la prova, prendi qualcosa e esci senza pagare. Se suona, non puoi. Se non suona... No? Non va bene così? E mo ti apro! Va bene! Ti apro il cervelletto, ti apro! E fastidio sta voce. Non si può discutere con la voce. Cioè tu senti le voci e dici che va bene. Quindi se la voce ti dice di uccidere tutta la tua famiglia, tu lo fai. Ma che c***o di ragionamento è? Ma scusami. Finché è un gioco per bambini e per far ridere. No, fa riflettere, non fa ridere.
Comunque si leva in un vicolo. Vabbè, ad aprire l'orologio. Ora posso comunicare con gli alieni. E insomma, sono stata fregata. No, non è che tu hai fregato il negozio, casomai. È diverso. Attenzione, ci sono due ombre. E quello è un alieno? Maci, dai, perché no? Non sono un alieno. Prendi questo ed evocami. Signore e signori, ecco a voi la tribù degli oscuri. Siamo oscuri, ma quanto siamo oscuri! Usapion! La cosa che però mi ha sempre affascinato di qualsiasi anime dove ci sono guerrieri, no? Cose così, è che sanno sempre quali posizioni, quali mosse fare per trasformarsi. E non ho mai capito come fanno senza alcun tipo di addestramento. Cioè, quando tu indossi l'oggetto, allora nel cervello ti viene impiantata una specie di danza coreografica tramite neurotelepatia. Non lo so come funziona. Ho fatto amicizia con Inchamp! Un altro io criminale! Lecca meno! Come ho due yokai? È normale con due yokai? Questo che fa? Oddio, ma questo ce l'ha l'Energy Max? O girerà all'infinito il giro? No, ce l'ha. Bugia innocente. Ah. Scordatelo. Bella sta ringa, oh. Di livello 3 poi, oh. Accipicchia, niente, ce l'ho fatta. Wow! Ma perché ho due yokai? Cioè, me lo prendo, per carità, però. Poi Cicalama. Ma vai in quel paese. Scusate il francesismo, però. Dai! Questo USA tizio sarà una fregatura, ma l'altro era per forza un alieno. Aia, aia. Razza di modalità invasione. Ed ecco la storia di Usapion e... Questa è la storia di come Effettivamente! Quali avventure biblacche e misteriose ti attendono? Non ricordavo sta parte. Lo scopriremo nel prossimo episodio! Probabilmente sì. Ed ecco qui come la mia vita è cambiata e capovolta, sottosopra sia finita. Va bene? Quindi dobbiamo uscire e farci amici altri yokai. Però parlare anche con le persone. Io non avrei coraggio a parlare con qualcuno del luogo se non conoscessi la lingua. Se vado in Giappone mi porto un traduttore appresso. Ma vero, una persona vera, non finta, ovviamente. Allora, ogni modo, amici, per questo video è tutto. Nel prossimo andremo fuori a parlare con gente a caso e ci faremo dare probabilmente qualche ordine restrittivo. Io vi ringrazio per aver seguito il video. Spero che la serie possa piacervi e che sia iniziata col botto. E ci vediamo alla prossima. Ciao!